Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica giungiamo alla vetta del discorso della montagna, nel cuore del Vangelo. Non opponetevi al malvagio, amate i vostri nemici, se no cosa fate di straordinario? Siamo chiamati allo straordinario, ad amare tutti, sempre, comunque, fino in fondo, come Gesù ci insegna a fare e ci dà la grazia di fare. Partiamo dalle due antitesi per poi provare a rispondere a una domanda. Ma come si fa a vivere tutto questo? Nella prima antitesi, la quinta dell'elenco, Gesù dice: «Avete inteso che fu detto, occhio per occhio, dente per dente». Questa antica legge, che troviamo in vari testi dell'Antico Testamento, di per sé poneva un limite alla vendetta. A chi ha inflitto un danno, gli venga fatto altrettanto, ma non di più. A un torto subito si risponda nel medesimo modo, ma non di più. A ogni danno corrisponda un risarcimento equivalente. Era un principio del diritto e per l'epoca era già un gran progresso. Oggi in alcuni casi non riusciamo neanche a viverla. Pensiamo anche al nostro quotidiano, in semplicità. Tu mi dici una brutta parola e io te ne scarretto quattro. Tu mi fai un torto e io ti sdereno sui social. Insomma, noi portiamo dentro un impulso aggressivo, violento, che se non domato ci porta all'eccesso. Quando subiamo un torto, il nostro senso di giustizia diventa spesso appiglio e trampolino per la nostra aggressività, spingendoci contro l'altro in maniera virulenta. Chi di noi non l'ha mai sperimentato? Dunque, questa legge del taglione poneva un limite, ma il suo limite ovviamente è che ti lascia incastrato in un sistema di azione e reazione. Quel che tu fai a me, io faccio a te. Gesù ci porta oltre. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Che significa? Avallare l'ingiustizia? No, significa non rispondere al male con il male, ma vincere il male con il bene. Significa rifiutare ogni forma di scontro, di violenza, di vendetta. Al positivo significa che la relazione e la comunione vengono prima di tutto. E seguono delle esemplificazioni paradossali. Se uno ti percuote la guancia destra, tu porgi anche l'altra. Ricevere un mal rovescio era un affronto. Dunque Gesù sta dicendo: non rispondere all'affronto, all'umiliazione nello stesso modo. Si disposto a riceverne un altro, ma non fare altrettanto. Pensiamo a Gesù quando nella passione viene schiaffeggiato. Non risponde con un altro schiaffo, né insulta l'aggressore, ma lo porta a riflettere. Se ho sbagliato, dimostralo, se no perché mi percuoti? Quanto è preziosa questa parola. Pensate quante volte, anche non so, in famiglia, si degenera nelle liti, perché magari il marito parte con una parola offensiva o viceversa, e di getto l'altro risponde a tono, e così via, e divampa l'incendio. Quanto bene fa in quel caso il silenzio, oppure una parola gentile, il portare a riflettere l'altro anche dicendo: ma perché dici così? Mi ferisci. Dunque Gesù non ci invita a essere tonti, ma buoni fino in fondo. Non si tratta di ignorare la giustizia, di essere pusillanimi o omertosi, ma di distinguere la giustizia dalla vendetta e di farcire la giustizia di misericordia, che ne è la misura più alta, sapendo distinguere il male da chi fa il male. E ancora, a chi ti vuole portare in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello, che al tempo di Gesù era un bene inalienabile. Come a dire, sii disposto anche a rinunciare a un tuo diritto, a qualcosa di legittimo, pur di non entrare nel vortice della violenza o della litigiosità. Ecco, miei cari, mi viene in mente una simpatica storiella, così per sorridere un momento, di due monaci che andavano tanto d'accordo e non litigavano mai. Un giorno uno disse all'altro: «Fratello mio, tutti litigano, solo noi non litighiamo mai, troviamo un motivo per cui litigare anche noi». «Ma non abbiamo nulla», disse l'altro, «per cosa dobbiamo litigare? Non abbiamo che una tazza ciascuno». «Ecco, litighiamo per la tazza», disse l'altro. «Da domani la tua tazza sarà mia». E l'altro: «Tienila, fratello». Dunque, a chi vuole toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Manifesta così che il tuo tutto è il Signore. E ancora, se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due.
Da chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Si tratta di vivere con una disponibilità totale verso gli altri. Roba da fessi? No, da santi. D'altronde qui abbiamo la vita di Cristo, ciò che Egli per primo ha vissuto. Lui che per noi si è lasciato schiaffeggiare, strappare la tunica di dosso, si è lasciato caricare di un peso eccessivo sulle spalle ed è stato costretto a portarlo. Lui ci ha amati così, gratuitamente, fino in fondo, e noi possiamo accogliere e incarnare quest'amore. Noi possiamo vivere una vita mediocre, rispondendo colpo su colpo agli altri, o vivere secondo Cristo, rispondendo a Lui, vivendo secondo il Suo amore, secondo lo straordinario. E noi, come vogliamo vivere? A chi vogliamo rispondere? Eccoci dunque alla seconda antitesi. Gesù dice: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici. Fate dunque loro del bene. E di chi si tratta? Noi potremmo pensare solo a chi ci ha fatto gravi torti o sta facendo grossi danni. In realtà possono essere le persone che abbiamo accanto, il marito che ti tratta con freddezza, tua moglie che è diventata una pesantona, i tuoi genitori che non t'accolgono, non t'accettano, un tuo confratello o una tua consorella, aciduli, quella persona che mi sta antipatica, quel collega che mi fa i chiodi, quel conoscente che mi sparla. Cosa fare? Amate i vostri nemici. Difficile, sì, ma possibile per grazia di Dio. D'altronde, non amare è come lasciare un vuoto, e un vuoto porta solo altro vuoto. Le cose possono cambiare solo se ci si ridecide ad amare. Ad esempio, in una coppia in crisi, se nessuno è disposto a morire a sé e a donarsi, comunicando amore all'altro, tempo, ascolto o attenzioni, ma come si può pensare di poter rifiorire? E ancora, pregate per quelli che vi perseguitano. Miei cari, il primo luogo di liberazione del cuore è la preghiera. Prega per quella persona con cui hai difficoltà. Mettila ogni giorno davanti a Dio, anche se ti costa, anche se il tuo cuore è un maremoto di sentimenti contrastanti. Prega, contempla il fatto che Dio la sta amando come ama te. E prega anche per te, chiedi lo Spirito Santo perché il calore del suo amore possa sciogliere l'indurimento del tuo cuore. E tutto questo perché? Affinché siate figli del Padre vostro che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dunque perché agire così? Perché si deve? Perché così l'altro sicuramente cambia? No, perché il Padre agisce così. E noi, suoi figli, nati a vita nuova nel battesimo, vogliamo agire come Lui, vogliamo amare come Lui. Vedete, non si parte dalle nostre forze per amare così, si parte dal Padre, da come Lui tratta noi. Dio è generoso con noi, la Sua provvidenza è abbondante con tutti, la Sua tenerezza si spande su tutte le creature, ma chi di noi può dire di essere trattato come meriterebbe? È dalla contemplazione della Sua bontà, dalla memoria della pazienza che Dio ha con me, dall'esperienza della Sua misericordia che il mio cuore viene dilatato e reso capace di un amore straordinario. Ecco perché Gesù, concludendo, dice: se amate solo quelli che vi amano, ma che merito ne avete? Se salutate solo quelli che vi salutano, ma cosa fate di straordinario? Amare chi ci ama e salutare chi ci saluta è tutto sommato facile, alla portata di tutti, ma in fondo è vivere incastrati nel dare e ricevere. Il Signore invece dona e chiede lo straordinario, di amare del suo amore, gratuito, costante, liberante. Si tratta di qualcosa di immenso, di meraviglioso, di difficile, certo, eppure di estremamente necessario. Infatti, non è possibile che la vita sbocci in tutta la sua bellezza e giunga a pienezza se non si incontra un amore del genere. Non si vive di sola giustizia. Tutti necessitiamo di essere amati anche quando non lo meritiamo, anche quando tiriamo fuori il peggio. Tutti abbiamo bisogno di ricevere amore gratuito e donarlo.
Ad esempio, non si può crescere un bambino se non lo si fa sentire amato anche quando sbaglia. Non si può andare avanti in un matrimonio se i due coniugi non imparano ad amarsi e a sostenersi anche nella loro fragilità. Ognuno ha bisogno di essere amato anche quando è nemico. E ognuno di noi è amato dal Signore anche quando gli è nemico. Siate dunque perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Possiamo giungere a pienezza, perché uniti al Padre, amiamo come il Padre. E se lo faremo, tanti raggi del suo amore, attraverso le nostre parole e i nostri gesti, potranno rischiarare il cuore di tanti. Un po' come accadde a Spatuzza e Grigoli, i killer di Don Pino Puglisi, che quando andarono ad ucciderlo, in risposta ricevettero un sorriso e una parola: vi stavo aspettando. Grigoli dopo tempo si costituì e nel dare la sua testimonianza disse: quel sorriso mi è rimasto impresso. C'era una specie di luce in quel sorriso, un sorriso che mi aveva dato un impulso immediato. Non me lo so spiegare. Io ne avevo uccisi parecchi, ma non avevo mai provato nulla del genere. Me lo ricordo sempre quel sorriso, il sorriso di Dio, brillato attraverso un suo figlio, grazie al quale quest'uomo, allora immerso nel male, ha potuto iniziare ad aprirsi all'amore. Miei cari, che il Signore ci dia la grazia di vivere il nostro ordinario con un amore straordinario. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.